anzi la fortuna del basket è la e allora Zecchia, campo sportivo pieno di tre. E allora innanzitutto faccio una premessa proprio breve e eventualmente già in anticipo chiedo scusa se posso fare una gaffe, ma non ci sono abituato a fare delle conferenze stampa, quindi faccio un tecnico, sono un tecnico aziendale, non faccio conferenze stampa, quindi sono abituato a parlare a platea di magari di imprenditori più o grande, di, ma non di operai, ma non in una conferenza stampa in una materia che è quella dello sport, che per chi mi conosce sono un pesce fuor d'acqua, ma siamo vicini, ma siamo vicini. E quindi la seconda premessa è quella di volervi ringraziare, devo dire, per questa partecipazione, soprattutto per anche dare una risonanza a una realtà che a Termini Imerese nasce, che era Slipping Basket, nasce nel settembre del 2005 presso a poco, grazie alla, per quello che io in questi 2-3 anni ho potuto constatare, ma anche con altri amici, grazie a una veramente volontà, una forte volontà e soprattutto una partecipazione volontaria in certi aspetti di Desmond, di Ignazia e di Ina, che danno un apporto ai bambini, all'insegnamento e soprattutto alla crescita, che è una cosa che io da esterno sono sempre li ho guardati con ammirazione, perché danno un indirizzo a questi ragazzi in una crescita non solo nel significato sportivo, ma anche e soprattutto in quello che sono gli aspetti umani. Cioè io ho visto partite, così apro una parentesi, di questi ragazzi che nel giocare mettono proprio in campo quella che è la grinta, quella che oggi ci vuole anche soprattutto in noi grandi, chi fa impresa o anche chi è operaio, grinta, passione, raggiungimento obiettivi, ma soprattutto quel senso di rispetto quando succedono piccoli incidenti durante il campo, quando giustamente c'è il rispetto fra le parti. Questa è una cosa che mi ha appassionato. Oggi siamo qui soprattutto a pubblicizzare, promuovere questa squadra, perché vedendo i risultati che hanno fatto, io li chiamo questi giovani, Desmond, Ignazia, Ina, di dare un contesto un pochettino, se ci riusciamo, più corposo, è un percorso un pochettino più veramente che abbia una continuità, un coordinamento anche per il futuro, che possa fare strada con una certa, ripeto, corposità, nel senso che si sono posti degli obiettivi, chiaramente se ci riusciamo, obiettivi quali? Quelli innanzitutto di dare una più adeguata organizzazione alla crescita di questa associazione, primo. Due, quello di vedere, di coinvolgere, che forse l'aspetto della mia presenza dice in questa società, di coinvolgere le imprese. Perché? Coinvolgere le imprese dando anche un contributo, che questo è un percorso che farò assieme anche a altri imprenditori, un percorso che vorrei iniziare, di coinvolgere le imprese per dare quel contributo essenziale a fine di far crescere questo tipo di associazioni, che hanno di bisogno chiaramente di forme di, chiamiamole, di finanziamento, forme di denaro per acquistare le attrezzature, per insomma creare le trasferte, di dare una mano di aiuto. Perché l'impresa nel mondo dello sport? L'impresa nel mondo dello sport è perché, se noi ci guardiamo attorno, anche nella realtà nostra locale, non c'è un aiuto, o in aiuto sia in termini economici e molte volte in termini anche strutturali. Sono dei gruppi, delle associazioni, veramente ritengo di volontariato, che con i loro sforzi cercano di portare avanti dei percorsi formativi in tema sportivo di questi bambini e di questi ragazzi. E allora avvicinare questo mondo al mondo delle imprese, a mio avviso lo ritengo opportuno, non dico necessario, ma opportuno, perché solo con mezzi finanziari, non parliamo di grandi cifre, parliamo di modesti contributi, possa dare sostegno e vitalità a queste associazioni, che devono restare, devono crescere e soprattutto non devono scomparire, che è la cosa più importante, perché, ripeto, non c'è un aiuto, non c'è una promozione, la promozione la fanno questi ragazzi in campo. In campo inteso proprio nel nostro territorio, richiamando i bambini,
far giocare i bambini anche in questa associazione. L'altro obiettivo qual è? Bambini che non si possono permettere di pagare un canone, questa associazione ha fatto volontariato, li ha presi dentro per farli crescere da un punto di vista sportivo e per dare un obiettivo che è quello dello sport. L'altro obiettivo è quello anche di coinvolgere persone diversamente abili, che è una cosa che si parla, si dice, si parla nelle istituzioni, eccetera, ma se ci guardiamo attorno non c'è, non esiste. Allora anche nel nostro programma, sperando di raggiungere i nostri obiettivi, guardo io il mio amico che fa parte dello staff dirigenziale, è quello di coinvolgere anche questo tipo di persone, creare anche per le persone diversamente abili la possibilità di far parte in un percorso formativo, un percorso sportivo, un percorso di crescita nella nostra città. Il mio compito è quello di cercare ora di creare risonanza. Infatti io perché vi ringrazio? Perché grazie a voi si può avere una risonanza e che anche altri territori nel nostro comprensorio possono, così dice, creare un percorso del genere, dei progetti di questo genere, coinvolgendo le imprese che sono quelle che, dico anche come contributo, non stiamo parlando di grandi cifre perché oggi la situazione di crisi che c'è non ci possiamo permettere grandi cifre, però se prendiamo 100 imprese, faccio un esempio, a 100 euro ciascuno, tu non si faccia che dare una ninfa, che dare la possibilità, che dai una spinta a chi veramente ci crede, così come Desmond, Ignazia e Cristina, a creare una struttura, a creare un movimento e soprattutto di richiamare quei bambini che poi di fatto nel nostro territorio non c'è niente, ma che gli dà uno scopo soprattutto culturale e sportivo, che a mio avviso, ripeto sempre, sta parlando uno che è al di fuori di questo mondo. Io sport non ne ho fatto, quando ero piccolo facevo altro, però mi ha appassionato. Io vedere questi ragazzi, anche quando vanno in trasferta, i padri che li accompagniamo, c'è un contesto. Ripeto sempre la cosa che è: andateci, dobbiamo promulgare questo, andate a vedere una partita di questi ragazzi dai 10 anni, 15 anni, dagli 8 anni, 15 anni, la grinta, la voglia, anche bravura sicuramente, ma soprattutto il rispetto non nei confronti di un nemico, ma nei confronti di un avversario, è una cosa che è bella e che sicuramente manca. Questo è lo spirito dell'iniziativa, questo è un percorso che ci siamo noi fissati, speriamo che riusciamo a raggiungerlo, ma la volontà c'è, è di coinvolgere più imprese e soprattutto grazie a voi che dia risonanza in modo tale che vengano create o aiutate altre realtà come questo genere, soprattutto di chiamare i bambini che non possono o hanno difficoltà a poter partecipare o anche quelli diversamente abili, che a mio avviso è anche un mondo che bisogna valorizzare e coinvolgere in questa attività sportiva. Io adesso taccio e passo la parola al nostro coach Desmond, che avrà modo di presentare tecnicamente la organizzazione e soprattutto la presentazione di chi collabora con lui. Buonasera, grazie Presidente. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti per essere qui stasera. Sto vedendo facce che non ho visto da un sacco di tempo, è per Pellongo che sappiamo che per pallacanestro ha fatto molto, molto, moltissimo. Oh, voglio anche ringraziare a qualcuno che non è qua, però che ha iniziato questa società con me, che si chiama Maurizio Bondino, la sua moglie. Abbiamo iniziato questa società insieme, ma per questione di esigenza sua moglie non sta molto bene, quindi ha ceduto la società a me. Ora sono rimasto il più anziano della società, però credo che una delle cose che abbiamo cercato di fare è riportare quell'entusiasmo che ho trovato qui quando sono arrivato nel 99, che c'era la scuola in A2, c'era solo femminile A2, maschile proprio, c'era C2, però non si sentiva proprio, si sentiva solo femminile. Ma perché in questa pista non si può crescere questo sport che è bellissimo, che è molto molto educativo, è una cosa molto socievole, perché dovete venire a vedere quanto sono felici e contenti i bambini quando sono in campo,
solo questo. Dici, io se non prendo soldi, basta vedere questi bambini che sorridono, che sono contenti. Ecco, sono pagato e me ne posso andare a casa. E stranamente sono rimasto l'unica società che sta seguendo questo obiettivo, perché tutti gli altri eravamo qualche 5 società di basket, ora siamo rimasti in 2. Voglio fare il riconoscimento a Scimeca, che deve essere nella storia, ma come persona, quello che va bene, non voglio entrare in quelli, nelle cose personali, però dico, grazie a lui sono qua oggi, le strade si sono divisi, io devo essere molto molto anche parziale, non imparziale, con tutti, che pallacanestro qua può crescere, ma se noi non lo diamo una mano, morirà, ma tutti gli sport, e non deve essere a scopo di lucro. Perché se l'avessi fatto io, Desmond, per scopo di lucro, un poveraccio dall'Africa, che mi ricordo che i miei stipendi me lo devo mettere proprio, facciamo trasferte allucinanti. Ora infatti loro che sono arrivati a livello giovanile non hanno capito niente. Quando facevo solo promozione all'inizio, quanti soldi spendevo? Solo per fare le trasferte. E dici, vabbè, però qualcuno deve fare. E mi chiedo, Desmond, che ti fa fare? Dice, ma perché per me, quando faccio questo vivo, e i bambini oggigiorno a vederli, è una gioia immensa. Credo che non ci sono genitori che vengono nel nostro allenamento, nel nostro partita, che non tornano a casa soddisfatti. Che il suo figlio o figlia è in un ambiente sano. Che questa cosa è importantissima. Che oggigiorno a Termini cominciano a parlare piano piano a voce bassa di Termini Imerese, che c'è, ci sono dei ragazzi di Termini che mamma mia giocano prima proprio appena hanno sentito Termini per favore bastonate, ora nessuno lo può dire più. È questo che vogliamo. Quest'anno dobbiamo affrontare un proprio campionato, vabbè forse stiamo esagerando, che dovevo fare qualche 5 campionati, siamo in 3. Che prima aiutante è Stefan Dai, che è arrivata 7 anni fa, non si conosce. Sembra ieri? 2008. E lei l'abbiamo acquistato 3 anni fa. Però lei mi ha detto una cosa, lei non ha capito perché è venuta, è arrivata, ci siamo visti a Belvedere, mi dice, Desmond, perché non mi fai fare una squadra femminile? Ero dice, è questo che voglio sentire, vieni subito, settembre, fatti vedere. E settembre puntualmente è arrivato, ora dobbiamo fare la squadra femminile. Però primo anno non abbiamo fatto niente, perché non c'erano abbastanza ragazze. Ora possiamo dire che la squadra femminile sta diventando la più importante. L'anno scorso siamo arrivati in secondo a Palermo. Sì, abbiamo perso il playoff contro Ragusa, una squadra bellissima. Ma io, guarda che alla fine, guardando questa realtà, dico, è una realtà che possiamo anche superare. No, non raggiungerli, superarli. Perché ho visto i miei bambini con un giorno di allenamento in più, era tutta un'altra partita. Però quello che voglio dire è che a Termini, io amo Termini, io non sono a Termini perché non ho altre posti da andare, sono troppo qualificato per non andare altro. Sono laureato, insegno inglese, quindi sono madrelingua, quindi dico, qualche cosa ce l'ho. Però io guardo qua, questa montagna è quello che mi fa stare qua. Lo guardo e mi fa stare proprio tranquillo. E dico, perché i termitani non ci provano? Che grazie ora a queste iniziative del nostro presidente, il nostro dirigente Pasofiume, Sergio, che stanno dando anima. Lui per esempio l'anno scorso ci ha seguito in tutte le partite, tutte le trasferte. Non sapete quanto è difficile andare a fare una trasferta quando non ci sono genitori. Chiamo Fabio. Sì, vabbè, adesso io sto lavorando, sono a Palermo, non vengo. E dici, come vado a fare partite? C'era sempre lui. Ogni tanto c'era lui, perché c'è suo figlio che gioca.
lui mai c'è stato, mai no, sto scherzando, però dico, da due anni Fabio ha preso tutto in mano, dice vabbè adesso ti do una mano io, perché ho visto che stai facendo un lavoro di cuore, è questo che voglio io. Non mi ha detto che ho visto che sei bravo, no, non mi ha detto questo, questo sta dicendo che tu scassi, però dice Desmond, stai lavorando con passione, che è una cosa che non lo vedo, e ti do una mano, e guarda che non sono cosa facile oggigiorno che trovi qualcuno che con la sua spontanea volontà dice ti do una mano. A volte diciamo, porta la miseria, questo ha il suo lavoro, ha tante mille cose da pensare, la posso chiamare, prendo il telefono, poi me lo chiudo, poi non lo chiamo, poi lo devo chiamare. No, perché è giusto, non vive di pallacanestro. Quindi dico, non è uno sportivo. Quindi per essere qua oggi, per noi è un grande orgoglio e un ringraziamento, perché non è facile. È proprio facile, io lo so, e quello che ha fatto in questi due anni non lo voglio dire qua perché poi comincia a diventare rosso e non posso essere responsabile per questo, però guarda che abbiamo affrontato campionati in questi due anni e grazie a questi due anni di contributo che siamo cresciuti anche con attrezzi che non ce l'avevamo. Stiamo facendo summer basket grazie a lui, perché i primi canestri abbiamo comprato con i soldi che ci ha dato lui. Tutte le mani non ci ha sponsorizzato. Tutte le mani? Basta. No, devo parlare io. Parla di... Valorizza di più a... No, però no. Lo sto valorizzando tutto perché alla fine... No. Io sono qualcuno che... Non parlo tanto delle cose che fanno degli altri, che fanno gli altri, però quando devo parlare lo parlo, che lo sport qua ha bisogno di persone così, abbiamo bisogno di persone. Lui verrà a campo, dice Desmond, chi ne hai bisogno? Lo so, mi guardo così. E vieni a dare una mano. Ma che bello! Ah, quindi ci sono persone che possono portare lo sport avanti. Non voglio diventare un riccone, non mi interessa, ma voglio che lo sport qua cresce. Perché a me amo la città, quindi se io amo la città, perché lo sport non può crescere insieme con questo amore? Quando abbiamo le persone che possono fare, competente. Ragazzi, no, io vi invito, uno di questi giorni, venite a vedere un allenamento e guardate, non solo la serietà che fanno questi ragazzini, ma l'amore che mettono. Io faccio allenamento durissimo per bambini di 10 anni, 11 anni. Giusto. Domenica abbiamo un'inaugurazione dell'anno sportivo, per cui... Esatto. Ma questi bambini reggono senza lamentare. Se mi fa male qua, va bene. No, lo dicono, si può. Abbiamo uno qua che è cresciuto con me, ora 5 anni di quello che adesso, ora 4. Lui è arrivato con me. Questo è il suo quarto anno, è arrivato piccolo così. Ed è diventato anche un simbolo di Termini Imerese. Gioca bene. E tu sai, Desmond, quanto sarebbe importante, come è stato tanti anni fa, infatti poi è venuta fuori quella squadra di ragazzine fortissime, avere come spirito di emulazione una grande squadra. Questo sì. Ma è chiaro che in questo momento questo discorso non si può fare. Cioè, quando noi avevamo le americane, i bambini vedevano, venivano là, vedevano, volevano fare come loro, si avvicinavano alla pallacanestro. Abbiamo avuto la squadra più forte della provincia di Palermo a livello giovanile perché c'era lo spirito di emulazione. Ora bisogna ricominciare da zero, quindi tu stai gettando il seme in mezzo a una sabbia e non a un terreno fertile, quindi con un miracolo si può tornare a sognare piano piano. Credo che le cose piccole possono diventare grandi. Basta che qualcuno lo nutre, lo segue con amore. Ci credo. E può crescere. E credo che stiamo crescendo. Oggi siamo qua così. Prima ero solo. Oggi guarda quanti siamo. Assai. Un posto bellissimo.
Esatto, grazie. In una grazie location. A questo, proprio guarda che posto che abbiamo. Su un balcone. Ma dove lo vedi? Che senti qua? Di palla? Canestro. A canestro su un balcone. Non c'è un comunque, vabbè. Io dico, non ho molto da dire su questo. Sono un riconoscente delle ragazze che sono... che tutti che sono venuti qua a lavorare con me ancora sono qua, vuol dire che forse non sono una persona cattiva, che la società sta facendo bene, che lo stanno facendo con lo stesso spirito amore, perché se lo facessimo per soldi non cerchiamo. Vieni, vieni, qua c'è la nostra schippina, sono tutte mamme, hanno la loro famiglia, lei si sì, ha il suo figlio che gioca, però lei non ha nessuno che gioca. Io ma... ho nessuno che Rebecca. Gioca ah, ah vabbè Rebecca ho creato, ora ho creato il gruppo però per lei Desmond se permettete una cosa sì. Io adoro questo vostro entusiasmo però visto che abbiamo lui che è una persona che conta allora è nato tutto per una mia stupida intuizione tu lo sai che io con mia suocera che adesso non c'è non è più al negozio ma sempre con mia moglie che cosa trattiamo vini cannolico. Allora ho pensato, ma cosa c'è in questo circondario che può dare una mano alla pallacanestro? È venuto in mente. Il vino no. Perché non la vinicorvo? Dopo 48 ore, grazie, lo devo dire, a Lumia, ho parlato perché era parente del responsabile della Duca di Casala Paruta, è venuto fuori 80 milioni che allora erano soldi. Soldi. Dico perché adesso non coltivare questo sogno? Ma anche chissà, no, gettare le basi per. Chissà che uno sponsor non possa, visto che te è una grande tradizione, 5 anni, 4 anni di A1, abbiamo lottato con le più grandi squadre del basket italiano. Perché non cercare pure di rimbeldire quei sogni? Ma sai, scusa, hai detto tu un passaggio, scusa se ti do il tuo, però. No, figuriamoci. Hai detto un passaggio dal sogno. Avendo avuto la fortuna, perché nella vita mi ritengo di essere fortunato perché ho lavorato, ho collaborato con molte imprese, molti imprenditori in gamba, capaci, con grande capacità imprenditoriale, mi soffermai una volta un imprenditore che ha letto una frase di Walt Disney, bellissima, di Walt Disney, che io poi l'ho appesa in ufficio da me, che significa che tu i sogni li puoi realizzare purché hai a fianco le persone giuste. Io sono convintissimo di questo, sai, si sono create delle realtà interessanti dove nessuno ci scommetteva ed è il motivo per cui delle persone che sanno fare bene questo lavoro, questo tipo di comunicazione anche con i bambini, con i ragazzi e così via, che è una comunicazione che va anche, come dicevo poc'anzi, nel rispettare il tuo avversario. Va bene l'agonismo, va bene, che è una cosa bella, che penso che ne convenite con me, oggi di questi tempi si è perso, cioè non c'è più un dialogo, un confronto tranquillo, ma si va sempre, si superano sempre le soglie. Ed è quello di unire, cercare di portare avanti, io dico sempre a piccoli passi, come hai detto tu poc'anzi, a piccoli passi, piccoli contributi a chi? È chiaro che non si può rivolgere un'associazione a un comune, che sappiamo ormai tutti i comuni come sono combinati, a una provincia che ancora non si capisce se c'è o non c'è, alla regione, ma lì ci sono degli standard, eccetera, eccetera. Allora dico, coinvolgiamo le imprese territoriali e non territoriali, perché quando chiedi dei piccoli contributi, che quindi non parlo di grosse cifre, ma che possono diventare delle cifre interessanti, come dicevo io poc'anzi, perché 1, 2, 3? Cominciamo, diamone 10, 20, 30, diamo un piccolo contributo, facciamo degli step, raggiungiamo gli obiettivi, cominciamo a creare con Giovanni una linea di marketing per cominciare a valorizzare queste squadre e questi ragazzi, facciamola conoscere, vedremo che poi successivamente possiamo fare ancora di più dei passi avanti, perché le forze ci sono. Sono dei ragazzi, ben sapete, veramente io vi invito a venire a vedere questi ragazzi giocare. Io quest'estate li ho visti giocare, anche quelli più grandi, ma viene l'entusiasmo, viene l'allegria, viene
questa passione, che di scontro che hanno, che magari cadono a terra dal fallo, cioè, però quello che mi colpiva, grinta e rispetto. Grinta e rispetto, che è una delle nozioni di base che dovrebbero avere tutti gli imprenditori onesti che ci sono quando entrano sul mercato, che anche lì sono due cose che ormai si sono perse, grinta e rispetto. Ormai si gioca senza regole. 800 persone in un pallone il giorno della promozione 1, 800 persone in quel pallone. E questa è la realtà che stiamo cercando. Cioè, quella è stata una serata indimenticabile. Stanno facendo video qua a Termini, che sono lo sapevo. Comunque non ci sarebbero mancate le grosse realtà che hanno operato su Termini. Dobbiamo, che hanno operato su Termini. Però quello che voglio dire dare... che ne ho bisogno di tutti qua, di proliferare, si può dire questa parola? Sì, certo. L'attività sportiva. Rispetto degli altri posti, siamo 28.000 abitanti, non possiamo avere nemmeno 100 bambini, è una vergogna. A volte non possiamo fare una squadra perché sono 6-7 bambini, fai così. Com'è questo fatto? E non perché non ci sono i bambini, ma perché i bambini non amano più lo sport, sono tutti con telefonini di questa ultima generazione. Se non messaggiano, giocano, fanno quello che vogliono, e faccio così. Che fate? Niente. Perché non vai a giocare? No, mi sentia. Sempre sento questa parola. Sì, ma ora la parola che conosco di più è mi sentia. E non è corretto. Se noi possiamo cercare di fare entusiasmare questi ragazzini, questi bambini, avremo una città ancora più bella. Anziché vedere ragazzini che non sanno che devono fare, poi cominciano a dare la droga e le altre cose che proprio non dobbiamo nemmeno arrivare, che nessuno vuole augurare a suo figlio nell'ambiente in cui vogliamo vivere. Io dico, ne abbiamo bisogno dei bambini. I campionati possiamo fare più belli, ma non abbiamo i numeri. Quando sono andato a Ragusa ho visto 15 bambini che correvano uguali e c'era fuori un altro 40 seduti che erano tutti validi, fai così. Che squadra! Qua noi abbiamo i 10 e i 10 contati. Se siamo male a una, sì, è 9. Non è che c'è un altro dici che viene. Sono 9. E se 2 viene puniti perché a scuola vanno male, un altro problema. Una aspettativa a monte. I genitori puniscono i loro figli con lo sport. Non lo capisco questa cosa. Non li tolgono i telefonini. Che secondo me è la cosa che prende più tempo ai bambini, soprattutto. Se vanno male a scuola, va a controllare, sono questi. Noi vogliamo fare un ambiente dove i bambini possono giocare, divertirsi, rispettare il prossimo, rispettare le regole, perché non vengono là e fanno come vogliono. Devono fare come dico io, o dice lei, o dice lei. E imparare a giocare entro una regola, perché il gioco è così. Nel mio paese dicono che i due cani, se uno cade a terra e l'altro non cade, diventa guerra tra di loro. L'altro morde. Si butta giù, 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 vedi che l'altro non cade, si morde. Vuol dire che si deve giocare. Cado io, cadi pure tu. E rispettiamo che questo è un gioco. Ho finito, grazie. Io credo che l'obiettivo più importante da valutare in questo momento non è tanto arrivare a una situazione di squadra che possa fare chissà che. Non ci ho pensato. Io ho ammirato sempre da 3 anni che vi seguo e così, proprio prima neanche sentivo parlare di basket, non sapevo neanche cosa significasse. Pure tu? Sì. E ho seguito. La cosa che mi ha colpito è il lavoro che fate voi, che non è né di, è di sport, però come terza cosa, perché all'inizio io ho valutato che è sociale e culturale e poi sportivo. Avete messo tanto impegno, dove avete dato delle regole anche ai nostri figli, cosa significa giocare di squadra, cosa significa essere uniti, cosa significa appunto supportare un collega di gioco che è caduto, sta male o non sta venendo e quindi la telefonata per dire no devi venire perché se manchi tu, questo è importante. Quindi secondo me bisogna lavorare inizio con l'aiuto di Fabio, con l'aiuto di Giovanni e col vostro aiuto che è il principale, di cercare intanto di incanalare un qualcosa
sullo sport culturale e sociale, per levare principalmente dalla strada tanti ragazzini che i genitori, per impossibilità di offrire altro, devono lasciarli per strada. Mentre voi avete avuto questa facoltà di raccogliere questi ragazzini di ceto sociale o ottimo o basso e l'avete messo in uguaglianza. Questa è la cosa culturale e sociale più importante della vita, perché non c'è questo dislivello tra un bambino povero e un bambino ricco. Perché nello sport siamo tutti uguali, anzi, dal bambino che magari è disagiato a livello economico può spuntare fuori un campione che ha bisogno di visibilità e quindi metterà più impegno. Quindi secondo me bisogna adesso lavorare all'inizio, anzi appunto ringrazio che mi avete messo voi in questo contesto di organizzazione, per cercare di mettere del nostro, perché noi che stiamo all'esterno dello sport cercheremo di portare di nostro qualcosa, può essere molto, può essere poco, ci proveremo con tutti. Il vostro compito è quello di educare questi ragazzi allo sport. Da parte nostra avete tutto l'appoggio, da parte degli sponsor, se ci sono gli sponsor ancora meglio, non chiediamo, come ha detto proprio la Luna, chiediamo quel piccolo contributo per fare andare avanti questa associazione, questa società, a dare possibilità ad altri bambini a crescere nello sport, anziché stare in mezzo alla strada a combinare guai o, come hai detto tu, a prendere vizi o frequentare questo mondo. Quindi l'obiettivo nostro, secondo me, è questo della squadra, di fare questa squadra, andare tranquilli, senza accelerare i tempi, educare questi ragazzi, perché tu mi hai insegnato che ci sono i ragazzini che quest'anno vengono, voi vi impegnate tantissimo, l'anno dopo non vengono perché vanno a fare balletto, vanno a fare altro sport. Quindi non è che è facile mettere in piedi una squadra in questo contesto. Questo è un percorso della vita. Perché vent'anni fa, giustamente, lo sport era la cosa basilare, perché a parte lo sport non c'era il telefonino, come hai detto tu, non c'era il tablet, quindi o quello o ti stai a casa a vedere i cartoni animati del primo e secondo canale, Rai 1 e Rai 2, e qua finito. Oggi ci sono molti svaghi, quindi per voi non è molto facile recuperare queste piccole reclute, chiamiamole così. Quindi dobbiamo mettere impegno su questo, noi in un modo, voi in un altro modo, e con l'aiuto anche della visibilità di questi signori che si stanno impegnando a intervistare, a renderci più visibili, cercare anche nei confronti degli imprenditori di dire: si è parlato di questa piccola squadra che c'è a terra. Ci sono tutti i giornalisti. Dopodiché il nostro obiettivo è se volevi passare, se ripeti piano piano, con la dovuta cautela, per questo ci sono tutti i giornalisti. Penso che sia questo il nostro obiettivo. Fabio, ti racconto una cosa, così tanto per sorridere un po'. No, lo sto registrando tutte. Governanti, amministratori locali. Presento il basket femminile. Abbiamo giocato la partita con Schio, che è la capitale del basket femminile del Canada, dove giocava la Jetta Smith, che è la più grande giocatrice americana in quel tempo. Sono venuti 46 militari della base militare americana di Sigonella a vederla, perché per loro era un mito. E poi sono venuti altre 25 famiglie che sono andate a Grand Hotel a dormire la sera, per dire, ristoranti pieni quel giorno. Quindi un carnevale termitano si porta 50 persone di Roccapalumba, 100 di Cipalù, 50 di Ficarazzi, insomma, che vengono a prendere grande le basi. Quelli là hanno pernottato qui, hanno mangiato qui, hanno fatto lavorare la marina, il bar e cose lì. E poi la risonanza che c'è, noi anche nazionale, insomma, sono siamo andati su satellite di tutto il mondo. Non voglio entrare in questo contesto. Sto largo largo, sai, sono abituato a fare dei piccoli passi e cercare di coinvolgere, quello di essere, di coinvolgere persone. Va bene o va male, sia 1, 5, 10, perché? Perché credo che quando una cosa la fai con passione, con lealtà, con rispetto delle regole, sai, i frutti vengono fuori. Basta che semplicemente iniziare anche a fare. Una brevissima parentesi, ha parlato dell'aspetto economico. Nonostante Termini abbia degli impianti fatiscenti, chiamiamoli sufficienti. Di recente, utilizzando il campo A, il Palasport di Cefalù, si sono fatti i mondiali sordomuti, e il campo B era un campo in parchia di Termini Merese.
c'è stato un indotto di 3 milioni di euro, 400 persone che hanno dormito a Torre Normanna, l'anno scorso la palla a volo ha realizzato le provinciali, ci sono state 14 squadre che hanno dormito nel comprensorio, con il seguito di 14 genitori che hanno accompagnato per 3-4 giorni l'evento, sembrano, ma non siamo così lontani, cioè la realtà economica Termini vicino a questi impianti, sia quello di Bagheria della provincia che quello di Cefalù della provincia, che sono impianti Serie A Gold a tutti gli effetti, come campi B sono propedeutici e ad esempio per i mondiali Cefalù non ha potuto ospitare gli atleti, non c'era la capienza. Se si facesse un provinciale europeo, un europeo di under 16, già non riusciremmo a infilarli in tutti gli alberghi. E soprattutto nell'arco di 30-40 km ci sono 7-8 impianti, bene o male, che sono propensi, e sarà forse anche un'azione che faremo domenica alla presenza di D'Antoni, anche se è un politico, però è alla guida del CONI Sicilia, e ora che c'erano gli impianti, e tra l'altro gli amministratori quando si vedono arrivare un evento importante si attivano subito per raggiungere l'obiettivo. Dopo passiamo la parola alle allenatrici, che sono quelle. Lei è importante dire, lei è Ignazia Morello, che è quella che ci crea il vivaio. Vivaio che vi dico, io mi occupo di impianti sportivi, abbiamo un grosso vivaio, non mi lamentate. In altri posti sudano per avere il nostro vivaio, però ce ne potrebbero essere di altri. Vai, Ignazia. Io in questi anni ho visto proprio su di me la variazione e tutte le trasformazioni che abbiamo subito. Infatti poco fa Desmond diceva, io non ho nessuno che gioca, no, perché abbiamo creato appunto il gruppo dei giovani, e quest'anno proprio ieri mi sono resa conto dell'affluenza dei bambini proprio piccoli, tipo la fascia anche dei 4 anni che sta crescendo, nel senso che ora il mio nome a Termini è, diciamo, il nome di Desmond, del ragazzo nero, gira, nel senso che dicono, ah, bene, andiamo al campo a trovare Ignazio, andiamo a trovare Ina, andiamo a trovare Desmond. Perché vuol dire che in questi anni precedenti, diciamo che il semino che ho piantato sta diventando piantina. Ho voluto creare proprio la squadra dei piccoli anche per un contesto familiare, e abbiamo visto che il riscontro c'è stato. Quindi la fase che faccio io è proprio quello dell'avviamento, quindi è importante tenere bambini con lo spirito vivo, quindi fare, inventarmi dei giochi nuovi, creare ogni giorno il contesto per farli divertire, e anch'io mi diverto con loro. Non nascondo che anche per me lo sport è stato terapeutico, perché io quando entro in campo dimentico tutto il resto, sono lì una giocatrice, un'allenatrice, e divento bambina più dei bambini. Infatti tutti i miei ciccini, proprio anche se mi vedono a Termini, ci rincorrono ad abbracciarci, perché veramente riconoscono in noi ormai la signora del basket, la signora bionda, la signora bruna e ovviamente il presidente, l'uomo nero della situazione. Sono più presidente. Quindi, ora impareranno a conoscere anche il presidente onorario, che da quest'anno veramente, in questi 2 anni ci ha veramente dato un po' di ossigeno, quindi grazie anche a suo figlio l'abbiamo coinvolto, perché all'inizio neanche lui aveva capito cosa significava fare parte di una squadra o avere un figlio che facesse... No, allora questo vi racconto, è diventato un discepolo grazie a una partita della Grazia di Carini. Di domenica mattina. Ha visto suo figlio giocare, era il più piccolo così. Ed è rimasto rapito. Ma guarda che per la prima volta mi sono rilassato, ogni giorno sono stressato in ufficio, guarda come mi sono rilassato, mi sono divertito, ora vengo, ogni partita vengo, è vero, fu così. Partenza alle 8 di domenica mattina. Poi c'è una birra... Al McDonald's. Al McDonald's, che non lo sapevo, cioè, allora ora posso venire. Poi, noi comunque, la cosa che veramente, a parte l'aspetto sportivo, curiamo molto l'aspetto familiare, quindi se capiamo che già un bambino ha difficoltà non lo lasciamo solo a se stesso, anzi se non viene al primo allenamento, al secondo, i primi a prendere il telefonino siamo noi, a renderci conto se il bambino effettivamente ha qualcosa di fisico o qualcosa magari che è successo al campo, quindi cerchiamo di risolvere il problema in questi termini. Quindi, e i genitori comunque questo l'hanno capito, che noi, diciamo, teniamo molto ai loro figli,
Poi diciamo il contesto che io faccio, ho fatto parte anche di un percorso anche di volontariato, è servito anche a portare al campo bambini che avevano veramente stavano vivendo delle realtà un po' particolari. E quindi questo è stato bello, vedere questi bambini che quando venivano al campo, magari venivano in trasferta con noi, vivevano e vedevano delle realtà che magari non avevano avuto modo di conoscere all'interno del loro nucleo familiare. Quindi anche la piccola trasferta che poi si trasforma ad andare a McDonald's, oppure andare anche qui nel contesto termitano, andare a mare, però viverlo con un allenatore, andare alla villa, fare un percorso e viverlo in maniera diversa, ha fatto sì che veramente abbiamo dato quell'input a bambini che magari non conoscevano neanche il basket di essere vicini e di avvicinarsi a noi, al nostro... Poi ovviamente dall'avviamento passo i miei ragazzi, i miei bambini, i miei ciccini come li chiamo io, alla collega Ina che da quando è con noi devo dire che ha portato grande entusiasmo perché per esempio io sono stata un'ex giocatrice, quindi il basket diciamo che se mi dovessi tagliare un po' di un pezzetto di pallone mi esce. Avevamo sempre pensato di fare una manifestazione pubblica, era il sogno che avevamo condiviso con le ragazze quando giocavamo, ma non l'avevamo mai realizzato. Grazie al mio impegno, anche lei che aveva vissuto diciamo con gli anni, negli stessi anni anche il mio stesso percorso, ho detto ma perché non rendere visibili, fare propaganda anche a Piazza Duomo per rendere visibili diciamo il nostro operato. E così è stato, quindi lei ha portato anche una linfa perché alla società, quindi questo vi voglio dare anche merito, anche perché io ero l'unica donzella del gruppo e quindi lei mi ha dato anche lo spirito giusto per condividere anche le piccolezze femminili e spingere diciamo anche in un altro versante. Prego collega. Niente, volevo dire che lo Schiffi principalmente è una grande famiglia, volevo dire questo e volevo aggiungere che noi non puntiamo a delle squadre di serie A, di serie B, noi vogliamo crescere, far crescere nello sport i ragazzi termitani e questo è il nostro obiettivo. E per cercare proprio di salvaguardarli da quello che è, da quelle che sono le deviazioni. Per quanto riguarda i campionati, diciamo che noi diamo spazio a tutti. Dai più piccoli, dai 5-8 anni, partecipano a dei tornei, manifestazioni, sempre non competitivi. Poi passiamo più avanti ai campionati federali. Quest'anno avremo l'Under 14 femminile, federale, l'Under 13 maschile. Federale Federazione Italiana Pallacanestro. Sì, Federazione Italiana Pallacanestro. Sì, perché per noi è un c'è differenza per tante cose. Un campionato federale ha più esigenze, un suo costo. E poi abbiamo la prima squadra che disputerà l'Open Wisp maschile e poi ci sono i ragazzi, la squadra più grande delle giovanili che farà l'Under 15 sempre Wisp. Queste sono le nostre squadre. E ora ci sono le femmine che vogliono fare la serie 5. Poi è bello pure rapportarci con gli altri colleghi del circondario, perché come diceva la collega, anche se non facciamo campionati, diamo la possibilità ai bambini anche di relazionarsi con gli altri bambini degli altri allenatori. Quindi anche a Palermo, a Carini, siamo andati a Cefalù, che la struttura diciamo, ha offerto, abbiamo fatto un quadrangolare ed è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo coinvolto anche le famiglie. Quindi infatti quest'anno ci riproponiamo di fare tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e magari vedere di migliorarci sempre, perché il nostro obiettivo è sempre... Potete voi giornalisti, potete darci una grande mano se si può ritoccare il campo qua, perché il campo, grazie a noi che continuiamo, perché altrimenti sarebbe andato proprio tutto un'altra cosa, volevano portare anche il calcetto lì dentro. Abbiamo fatto guerra, proprio una basta guerra. Basta dire che si è usato come sala da ballo. No, però grazie ai sostegni. Infatti anche ieri noi abbiamo scivolato. Se non fu sostenuto l'anno scorso, due anni fa. Guarda, quel campo... Non vincerei questo. Cioè, non ho detto niente, ho detto fu sostenuto.
No, perché no, la battaglia l'abbiamo fatta da soli. Io sì, ho detto guarda, l'ho messo in piedi, giuro che è impossibile. No, perché volevano tagliare i canestri. Sì, lo so. Dice, ma che è? Dice, ma ci tagli i canestri e poi? E poi niente. Ma questo non è per giocare a calcetto. Dice, ma... Però ci sono dei buchi quando sparano i botti ogni festa della Madonna. Purtroppo e ci lasciano questi buchi e ci piove dentro. Quindi quando c'è inverno dentro. Già c'è freddo lì bestiale. Ora piove. E non è giusto. No, non è giusto. Non siamo fiduciosi, no, dove... non so, assolutamente non lo so. Non siamo fiduciosi. Se nel momento in cui ci conoscono e vedono il lavoro che faccio, però una grande mano possono dare loro. Perché parlando di queste situazioni, l'impiantistica sportiva, ma la gente non lo sa. L'impiantistica sportiva si deve oltre inaugurare, ma si deve anche gestire. E questo gli daremo una mano nel senso. I giornalisti servono per questo. Parlare proprio del male, delle cose che si può migliorare. Perché io dico, Termini è una città bellissima. Perché i termitani non vogliono amare questo cavolo di città? Io mi sento termitano, non mi sento italiano. Ma di dove sei? Credo che a Termini fosse sono il numero uno più conosciuto di tutte le persone. Vero. Sì, Antonino, via, come dice quando alleniamo. Passo con Dottor Burafatto, Desmond, e non lo salutano lui. E sorrido solo con D'Affuso Desmond e non lo salutano D'Affuso e D'Affuso è storia di Termini, ma dico sono cose allucinanti quando arrivano i miei parenti da fuori e camminano con me, mi fanno ma tu che sei Desmond? Come ti conoscono tutti in questa città? Ma mi conoscono ed è vero, ma non mi conoscono perché sono un farabutto, ma perché sono stato sempre qua in mezzo alla gente, rispettando tutti, ma amando quello che faccio, lo sport. Ciò che si segna si raccoglie. Tante persone sanno che sono insegnante, che insegnavo dal 2000, nessuno lo sa questo. Ti insegno inglese. Sì, tu me l'hai imparato dopo. A me lega. Tutti mi conoscono basket. Dici magari se vivessi su basket, magari. Beh, ti conosciamo anche per avere. Ci date il piacere di apprezzare dove siamo. Stasera. Andiamo a rifrescare. Per parlare con l'americano. Vabbè, tutte le domande sono al presidente, non al Duarte. Volevo chiedervi al momento quanti iscritti ci sono in associazione, quanti bambini avete complessivamente? Abbiamo scritto 90-110 abbiamo. Allora, in questo momento non possiamo quantificare perché siamo proprio in un momento di promozione, di stiamo facendo giro per le scuole, quindi... Però ecco. No. Di più. Abbiamo scritto nel corso tra 90 e 110, dai conteggi che abbiamo già dato. Sì. Perché sì, diciamo. Nella fase di avviamento c'è pure il discorso della promozione. Quindi, di avviamento intendete dire il tesseramento? No, di avviamento di stagione sportiva. C'è un periodo perché di prova. Perché noi come società... Prego. C'è un periodo di prova che è altalenante. Cioè vengono 10 bambini, ne rimangono 5, l'indomani provano. Lei individua, dice, gli piace, non gli piace. Quello che aveva detto prima, li chiama a casa perché non si è venuto, che è successo. C'è un'altalenanza. Sì, però diciamo, detto, abbiamo una base di 90 e 110 per tesserati, avremo 70. Poi può essere... Sì. Oscilla. Sì, guarda, non avete precisato, è uno sport costoso da praticare, perché io non pratico questo sport. Vabbè, no. Per i giovanili no. No. Andiamo di a uno, stio di a due, sì. Però non si può fare fuori, si deve fare un campo che ha un costo. Allora no, per prima i genitori non devono spaventare. Una quota mensile. Io vengo dall'Africa, dove la povertà è la realtà, quindi ci mancherebbe se qualcuno non ha soldi per pagare, dico non viene. Gioca lo stesso. Ci sono famiglie che hanno giocato 5-6 anni che non mi hanno mai dato una lira, nessuno ha mai saputo e non lo dico, non lo chiedo. Non lo diciamo mai. Non per me, non voglio che non veste come l'altro che parla, mi frega. Basta pensare che lo scorso anno abbiamo avuto 33 bambini con i buoni del comune. Quindi il comune dà soltanto 110 euro a bambino. Cioè noi dovremmo dire vieni 3 mesi, poi vai a casa. Questi sono bambini che già
vengono da una fascia di reddito. Con buono già ti dicono che comunque hanno delle difficoltà in famiglia. Vabbè, ora la situazione però di Fiat peggiora. Loro tutto. Stanno con noi tutto l'anno, fanno campionato, vengono con noi in trasferta. Paghiamo noi le trasferte per loro, è giusto dire. Non chiediamo nulla ai genitori. Andiamo a McDonald's, bambino che non ha soldi. Paghiamo noi. Paghiamo noi. Non lo chiedere perché non è che, cioè, non soltanto a te, perché in tutti i paesi di Italia non è che viviamo nel loro in questo momento. Sono veramente tantissimi. No. Forse cioè, siamo l'unico comune che ha fatto i buoni rispetto ad altri. Una famiglia anche che ha due o tre figli, perché poi chiaramente due famiglie cercano di fare il possibile. Io vengono agevolati. Avendo figli si può fare uguale per tutti i figli che si hanno. Non si fa, uno si fa prendere la sport e l'altro si lascia a casa. Anche noi agevoliamo, vengono agevolati chi ha tre figli e porta tre figli paga molto di meno, molto molto di meno. Come è strutturato l'allenamento? Gli allenamenti sono tre volte a settimana per quelli più grandi. da allora, 12 anni i gruppi del mini basket, quindi che è dai 5 anni a 9 anni, 8 anni, fanno due volte a settimana, il mercoledì e venerdì, e l'allenamento è di un'ora. Perché è così, perché altrimenti dopo un'ora già la loro soglia di attenzione viene a mancare, quindi per noi diventa pure più difficile seguirli. E invece per i più grandi, già dai 9 ai 16 anni, sono tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. L'allenamento varia un'ora e mezza a due ore, non stiamo là a guardare, credetemi che arrivo a casa anche alle 9 e mezza di sera. Altre due curiosità, il Presidente ha parlato di attività che erano rivolte anche, che saranno rivolte verso i diversamente abili, avete già iniziato dei percorsi? Apro una parentesi. Sì. Questa iniziativa che è stata discussa in una delle riunioni nostre dirigenziali per cominciare a creare dei percorsi organizzativi di valorizzazione, di promozione dell'immagine di questa società, viene messa in evidenza non tanto da noi, fra virgolette, nella parte dirigenziale, ma era stata già messa in evidenza da loro, perché loro, essendo in campo, essendo dei soldati in campo in contatto con le persone, hanno potuto riscontrare che effettivamente c'è, poi io lascio la parola perché stanno loro meglio nel merito, hanno potuto riscontrare che effettivamente c'è una fascia di questi ragazzi diversamente abili che hanno intenzione o gli piacerebbe partecipare in questi percorsi sportivi. Al che in una discussione fatta fra di noi abbiamo ritenuto che sia una cosa veramente interessante e importante, al di là, ma da un punto di vista secondo me sociale, umano, è importante valorizzare questo contesto. Pertanto si è parlato anche di eventuali percorsi formativi e nello stesso tempo vedere di trovare sostegno laddove stiamo sviluppando, io li chiamo conti economici, ma è una parola grossa, laddove si può intervenire al fine di proprio prelevare questi ragazzi e portarli al centro. Ecco, quantificare quelli che possono essere i costi per poi eventualmente trovare, è un termine tecnico forse nella pubblica amministrazione, la cosiddetta copertura finanziaria. Ma è attenzionata, poi magari di questo ne parla direttamente loro, che sanno effettivamente come hanno focalizzato questa, chiamiamola esigenza, questa realtà che c'è da due anni. Collaboriamo con terzo anno. Tre anni fa è venuto il presidente del Down e mi voleva ingaggiare. Desmo, quanto vuoi così mi fai fare il basket a questi bambini? A me? Io non voglio niente. Se voi siete onlus, non prendete soldi, perché mi dovete chiedere di darmi soldi? Venite, vi do la mano. E così ogni lunedì fanno un'ora e mezzo. Sì. All'inizio ho preso un ragazzino che era con me, Davide, ho detto che io non vi posso stare tutto qua da solo. Ti insegno che devi fare e poi tu lo trasmetti queste informazioni a questi ragazzi. Però è una cosa bellissima vedere i Dan quando vengono, quanto sono felici. Non li ho incorporato nei gruppi normodotati, perché io sono laureato in scienza motore,
una delle cose che ci hanno insegnato è che soprattutto i diversamente abili sanno del loro handicap e loro sanno questo, non vogliono essere più bravo dei bambini normali, quindi per loro per competere con un ragazzino che non ce la fa, lì si lo mette in disagio, lascialo giocare nel suo ambiente, non vuol dire che non sta socializzando. Si accetta prima lui che se tu parli con un down e parla come parla lui, si incavola con te, che lo stai prendendo in giro, non lo deve fare. Quindi per dirti che non vogliono essere che i bambini che li lascia giocare, andare a segnare perché lo devi dare, lo sa che lo stai facendo e non gli piacciono. Quindi insomma, guarda che questo percorso, poi pian piano organizzeremo più competizioni tra tutte le società down, appena abbiamo abbastanza numeri. Sì. E questo è il terzo anno che stiamo facendo gratuitamente per loro. Quando cominceranno i campionati giovanili? Quando cominceranno i campionati giovanili? Fino a novembre, novembre, da novembre. Sì, perché lo so da Verga, l'ho sentito dire a Verga che ce ne viene novembre. Da novembre, sì. Poi è stato bello comunque perché essendo che loro fanno parte della società, interagire con i nostri bambini. Infatti alla festa di solito di Natale o di fine anno li invitiamo sempre. Quindi creiamo diciamo un gruppo nel quale magari inseriamo anche diciamo loro. È stata una bella festa perché loro hanno interagito con gli altri bambini, abbiamo creato quindi dei presupposti affinché ciò fosse possibile ed è stato veramente bello l'integrazione, quindi già diciamo questa realtà noi l'abbiamo vissuta. Io poi diciamo che lavoro anche in una cooperativa con i diversamente abili, quindi diciamo, e anche perché venendo dal volontariato diciamo che avevo individuato delle fasce veramente più disagiate, quindi avevo cercato anche, io volevo fare anche il sabato proprio solo per questi bambini, volevo mettermi io come volontaria a dare la possibilità di venire al campo del tutto gratuito, infatti una volta l'ho fatto, ho pagato anch'io solo il campo per farli allenare, però ho visto che il riscontro purtroppo da parte loro non l'ho avuto, quindi diciamo che... E il campo sportivo, scusate, è di proprietà del comune di Termi, cioè l'avete No, noi paghiamo una concessione mi è onerosa. Piaciuta la sua gratuita perché in effetti concessione onerosa gli altri paesi limitrofi c'è proprio il comodato d'uso, cioè è gratuito, sì, invece a Termini Imerese paghiamo le ore pure abbastanza. Nonostante ma forse abbiamo degli impianti fatiscenti, ma forse magari funzionale e funzionante ancora ma se piove acqua dentro, spesso bagni che si allagano. E dobbiamo sistemare noi e non ci danno i soldi indietro. In questo momento i bambini mi dicono che vedono le stelle, effettivamente sono i buchi che ci stanno sul tetto del polivalente, sul pallone. Disinfezzazione che sta facendo lui per noi. Ho detto sì, presto ci pioveranno addosso. Un'ultima domanda, scusate, avete parlato di numeri che sono bassi rispetto alla popolazione, noi non conosciamo le altre realtà di basket negli altri paesi. Abitanti siamo troppo pochi, dovremmo avere almeno 100 bambini. Quindi significa che in altre realtà sì. In proporzione al numero della popolazione sì. C'è una percentuale. Prendiamo Belmonte, 11.000 abitanti, lui ha 120-130 bambini ogni anno. E cavoli, Bagheria hanno 250. Vabbè, infatti sono d'accordo, è più grande, però dico Termini 28 non... Bagheria c'ha una realtà anche di danza artistica, danza, no danza amatoriale, danza agonistica, no la danza artistica, però la danza artistica. Ginnastica artistica. Di un... Avete pensato di intraprendere un percorso con le scuole, magari? Assolutamente sì, questo è un tasto pure dolente. Siamo andati diciamo anche nelle altre realtà del circondario, infatti quest'anno abbiamo lavorato anche a Caccamo. Per esempio ieri è stato bello che al campo è arrivata una signora che venivano da Castauturo e giustamente si sono ricordati sia di me che di Desmond, perché noi abbiamo fatto diciamo anche un'azione di propaganda al loro paese. Anche se le scuole non hanno tutti i torti, abbiamo... perché purtroppo oramai lo sport amatoriale sta diventando un piccolo business dove tutti entrano nelle scuole,
per diffondere che cosa? L'attività sportiva, ma a sfondo di prendere qualche cosa, che non c'è niente di male. Ma siamo troppe società e quanti di noi possiamo entrare in scuola? Quindi è difficilissimo, perché anche io mi sarei trovato in questa situazione che danza solo, ci sono qualche nove scuola di danza qui a Termini, karate 6, calcio non parliamo. Sì, però, fa lavoro, quindi se tutti entrano come fai? Non c'è una terapeuta. Abbiamo lavorato lo scorso anno con la scuola di Carcamo, taglia loro, sì, scuola media, due prime, sono andata io, sì, tutto l'intero anno li ho seguiti, sono rimasti entusiasti, penso che quest'anno continuerà il mio lavoro. Abbiamo parlato di gente che viene di Caltauturo l'altro giorno. Visto che c'è la stampa qua, perché non ricordare cosa debbono fare quando vi trovano le persone? Gente che vuole iniziare questa attività, avete i mezzi per poterli comunicare, quindi diamo informazione. Ok, siamo al campo il lunedì, mercoledì e venerdì. Il lunedì saremo dalle 18 alle 20, e invece il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 20. La pagina Facebook è facilmente raggiungibile. Infatti. Per eventuali contatti, l'indirizzo email è baskettermini con una sola T, baskettermini @hotmail.it. Ok. Altre domande? Io sono d'accordo, lì c'è un mondo anche di sì, le nuove maglie della nuova stagione. Giorni. Queste saranno domenica faremo l'inaugurazione della stagione sportiva e in quel contesto presenteremo le nuove maglie della nuova la faremo. Ma guarda che ti devo dire, una volta si parlava su investimenti. Avevo fatto una domanda, scusa. Dico, domenica ci sarà un momento ricreativo anche per promuovere la nuova stagione, dell'anno in corso. Quindi presenteremo le nuove maglie, cogliamo l'occasione comunque per invitarvi, la festa inizierà dalle 18, qui saremo al Polivalente in Viale Re d'Aragona. Domenica presenteremo alla città la squadra, perché domenica è stato invitato, tutte le autorità sono state invitate in al Polivalente, alle 18. Alle 18, domenica alle 18. Alle 18. Sì. Le autorità debbono conoscere questa realtà, dopo ci sono tanti modi per rendere un minimo, per dare un minimo di servizio. Hai dimenticato di invitare i pompieri? No. Quello è una prescrizione che ci potrebbero anche penalizzare. Sì, cosa proprio non devono venire. Speriamo che partecipino e non presenziano soltanto. Vabbè. Con Antonino lo facciamo parlare, magari, come giocatore. No. Dai, e c'è un'altra nostra giocatrice qua, non è vestita il completino perché non lo sapeva, però. Sì. È venuta 2 anni fa, vero? Abbiamo dal più grande ai più piccolini, ci sono più piccolini di lei. C'è un altro anno. Lui è Antonino Canta, quest'anno farà l'under 15 con la farà Wisp. Promozione. Ah, vero, lui promozione, sempre Wisp. Guardia. Ruolo. È la guardia, perché lui non passa la palla. Quindi ha una padronanza di nel foglietto ce l'hai elencato, se vuoi dai vediamo. Sono ne parlato in dove passa della palla di solo che spreca troppe energie. Sono più di 3 squadre. È importante aspetta.